latest. I've been hiding for attention. So what you gonna say to me? And I can't go on thinking about that life. I should be moving on. Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Nuovo viaggio, siamo nelle Marche, più precisamente in questo momento al centro vacanze De Angelis, che sarà la nostra base operativa per questa guida di viaggio. Ebbene sì ragazzi, ce l'avete chiesto in tanti, ma non vi piace l'Italia? Sì, ci piace l'Italia e dovremmo cominciare a dedicarle un po' più di attenzione. Esatto, quindi cominciamo da qui. Eccoci qua. Cosa c'è da vedere in zona? La spiaggia delle due sorelle, che è forse il punto di maggiore interesse, non tralasciamo neanche la Santa Casa di Loreto, le grotte di Frasassi, Recanati. E visto che ci sono un po' di cose da vedere, dividiamo questa guida in tre parti differenti: spiagge, cultura e città, e natura entroterra, iniziando con le spiagge. Iniziamo dalle spiagge, ma prima vi facciamo vedere la nostra camera. Facciamo un giro veloce, vai. Giro. Room tour. Il nostro centro nasce con l'intenzione di accogliere turisti di diversi target. Noi cerchiamo ogni anno di migliorarci e farci trovare più attraenti rispetto ad altre località, diciamo, concorrenti, e offrendo tutto il meglio di noi stessi come accoglienza, servizi di animazione, eventi esterni e la cura dei dettagli. Offriamo soluzioni in muratura, soluzioni in legno e delle soluzioni particolari in bioedilizia come le nuove ville. Ok, ci sono diverse soluzioni. Noi siamo nella villa perché ci piace viaggiare in super lusso. Abbiamo la cucina, la sala. Seguimi. Camera da letto. E girati, turnicati. Di là c'è la cameretta che noi stiamo usando come sala delle attrezzature / cabina armadio. Poi ovviamente c'è il bagno, perché il bagno non può mancare in nessuna camera, tranne negli ostelli forse. Comunque, sbrighiamoci, andiamo, perché abbiamo la barca che ci aspetta per andare alla spiaggia delle due sorelle. Ora devo trovare l'infradito e poi possiamo andare. Che vi facciamo vedere è quella delle due sorelle, che sì, è questa qui, una famosissima spiaggia, non solo tra le più belle della zona, ma tra le più belle d'Italia. L'unica cosa è che per arrivare ci sono due modi: o a piedi dal Passo del Lupo, però ci vogliono tipo 4 ore, una camminata molto difficile, e anche se molti di voi ce l'hanno consigliata, no grazie. Non siamo adatti a questa cosa, anche perché abbiamo l'attrezzatura dietro, molto pesante, quindi abbiamo optato per il traghetto. Traghettatori del Conero ci portano qui, 20 euro andate e ritorno, per stare sulla spiaggia un paio d'ore. Sì, più info in descrizione. Bravissimo. Grande. Le gite per questa spiaggia si svolgono tutte in mattinata, perché le spiagge sono ad est, il Monte Conero è ad ovest, e dopo una certa ora siamo tutti in ombra. Tutto all'ombra. Cosa che a noi piacerebbe tantissimo in realtà, esatto. Ma per le foto non è un gran che. E neanche per la gente che vuole prendere il sole, suppongo. Questa spiaggia prende il nome dai due faraglioni che ne delimitano una delle estremità. Che assomigliano infatti a due suore che pregano rivolte verso il Monte Conero. E se questa è una delle spiagge più belle d'Italia, in questa zona ce ne sono comunque altre che meritano una visita. Quindi vediamo le spiagge di Sirolo. Caldo. Molto caldo. Comunque, altre spiagge molto belle sono quelle del Sirolo. Sì. Quella dietro di noi è spiaggia Urbani, sì, che è collegata a spiaggia San Michele e a spiaggia Sassi Neri. Esatto, è tutta una striscia di spiaggia, perché stavo per dire sabbia, ma in realtà è sabbia Sassi, come tutte le spiagge di questa zona. E appunto è un'unica striscia che connette tutte, quindi il nostro consiglio qual è? Di venire a parcheggiare a spiaggia Urbani. Perché è dove il parcheggio è più in basso rispetto alla spiaggia. Esatto. Invece per raggiungere le altre due dalla città dovete camminare moltissimo. Molto di più. Quindi per 1,10€ all'ora parcheggiate qui, ve lo consigliamo. Cioè, volendo anche il pullman per scendere direttamente da Sirolo. Comunque. Sì, perché il parcheggio è molto piccolo. Però direi andiamo a fare un giro in spiaggia. Vediamo un po' le spiagge.
l'ultima spiaggia che vi facciamo vedere, questa volta non è a Sirolo ma è a Numana. Bravissimo, è la spiaggia dei frati o del frate ed è quella lì. Come vedete a quest'ora è in ombra come tutte le spiagge della zona. Sì. Ma è bella lo stesso e magari andiamo a farci un giro. Esatto. Allora, forse non si può continuare di qua invece. Perché? E vedi che ci sono i lavori per fare le scale? Non vedo. In realtà in un paio di punti panoramici che si vede la spiaggia, si capisce che si può arrivare anche direttamente dal porto di Numana. Però vabbè, dai, una passeggiatina nei boschi ci sta. Guarda a terra! Guardiamo a terra, si scivola tantissimo, anche perché stanno rifacendo il tracciato e c'è un odore di legno molto buono. Però si scivola, quindi attenzione. Dici cosa stai pensando, Marti? Sto pensando che qui c'è un parcheggio e lì c'è un cartello con scritto che questo sentiero non è praticabile probabilmente. Lo vedo da dietro, ma posso immaginare. Però così abbiamo visto il centro di Numana. A mia discolpa, caro comune di Numana, dovresti anche mettere i cartelli di lavoro in corso a scendere, non solo a salire. Comunque, dettagli, dettagli. Ed eccoci in spiaggia. Beh, c'è da dire che comunque siamo arrivati, dai. Esatto. Questa voce fuori campo che dice ed eccoci in spiaggia fa molto filmino delle vacanze 95 tra l'altro. E questa era quasi l'ultima spiaggia che vi facciamo vedere. Ce n'è un'altra? Che è dove ceneremo? Andiamo? Si va a cena. Questa è l'ultima spiaggia che vi facciamo vedere, è quella del centro vacanze De Angelis, perché non è detto che se non avete voglia di fare tutta la fatica che abbiamo fatto noi per vedere quelle spiagge, che comunque sono bellissime, quindi ve le consigliamo, non possiate godervi il mare. Esatto. Questa spiaggia è solo tipo 5 minuti dal centro, quindi... Comunque noi siamo qui adesso, come vi dicevamo, per cenare proprio lì, dietro di noi, che è appunto sempre il ristorante del centro. E andiamo a mangiare. Andiamo a provarlo. Cibo. Cos'è appena arrivato? Allora, è arrivato il sauté di cozze bianco che è l'entrée. Stasera abbiamo preso tutto a base di pesce. Devi prendere il sughetto, non sei capace di mangiare le cozze. No. Tra l'altro, questo lo diciamo anche un po' a bassa voce, non siamo molto amanti delle cozze, però le cozze al mare hanno tutto un altro sapore. Molto, molto sono buone, vero? Gustose, sì. Come dicevamo, tutto a base di pesce, abbiamo gnocchi per Martina, pasta senza glutine con la crema di crostacei. Sì, allora non c'è problema per il senza glutine, l'unica cosa, avvertite di prima. 3, 2, 1, miam. E poi le per i leoni, tipo, no. Dall'alto questa volta. E questo è filetto di branzina alla mediterranea. E sì, sappiamo quello che state pensando. Qui si mangia un sacco. Avete ragione, si mangia un sacco. Ci stavamo dimenticando di fare chiusura. È arrivata anche la macedonia, che non è a base di pesce. Ovviamente, è l'unico piatto che non è a base di pesce stasera. Esatto. Però appunto, chiudiamo il video. È il video sulle spiagge più belle che abbiamo visto. E finisce qui. Sì. Ovviamente sappiamo ce ne sono altre, quindi scrivetele nei commenti, così gli altri viaggiatori potranno usufruire dei vostri commenti, anche se noi non abbiamo effettivamente fatto vedere le spiagge perché non avevamo tempo di farvele vedere tutte. Esatto, vi ringraziamo per i consigli che ci avete dato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!